E voi, per la vigilia di Natale, con questa faccia, con questo maglione, con tutto questo, vorreste sapere quando morirete? Ebbene sì, scoprirò, grazie a questa intelligenza artificiale, la data della mia morte. Ho trovato per caso, fino a un certo punto, un calcolatore della morte basato sull'intelligenza artificiale, Life2Vec, sviluppato da danesi, che sta veramente spopolando sul web. Adesso, con voi in diretta, calcolerò la data della mia morte e inizierò la chat. Che Dio me la mandi buona. Una volta avviata la chat, dobbiamo ovviamente spuntare che abbiamo più di 18 anni. Dobbiamo sempre accettare che le conversazioni in questo sito con l'intelligenza artificiale, le risposte sono comunque inventate, cioè non dobbiamo prenderla alla lettera. Leggere e accettare le linee guida. Facciamolo. Ecco qua. Ricordiamoci, è sempre un gioco. Proviamolo gratuitamente. Io anzi vi lascerò il link sotto in modo che potete provarlo anche voi. Ma io ve lo sconsiglio. Tutto in inglese, essendo io una schiappa in inglese, gli ho chiesto quando morirò. E lui mi ha risposto: benvenuto, iniziamo fornendoti una data di scadenza stimata. Ma prima di farlo dovrò farti alcune brevi domande sul tuo stile di vita e sui fattori di salute generale. Siete pronti? Noi scriviamo ok. Beh ragazzi, oserei dire che mi è andata bene. Siccome ha fatto fa domande piuttosto personali, cioè se bevete, se assumete psicofarmaci o se avete problemi di salute, per quanto mi riguarda io preferisco ovviamente tutte queste stime, anche se non ho nulla da nascondere. Per quanto riguarda la mia salute, approssimativamente è abbastanza buona, ho oscurato. Vivrò comunque fino alla veneranda età di 85 anni, ricordiamoci che è solo il divertimento e non è la previsione medica accurata. È sempre importante comunque prendersi cura della propria salute e chiedere una consulenza professionale. Hai altre domande? No, io oserei dire che questo calcolatore di morte lo chiudiamo qui. E vi auguro buon Natale e prendetelo ovviamente sempre alla leggera.